Rovino in Accademia. Io ho fatto l'Accademia Nazionale Drammatica del Silvio D'Amico. Diciamo. Già vista. Ci facevano fare, e questo è molto divertente, in tutti i modi, in tutte le cose. Anche mimare i colori, mi ricordo questo fatto che ho avuto l'incubo di mimare. Mimaci il rosso? No, io il giallo mi fecero fare. Mimaci il giallo? Come si fa? Non mi ricordo perché è stato fatto qualche anno fa. Ma mi ricordo che un po' mi sperticai a fare un sole perché un po' mi ispirai. Adoro. Sì, perché ragazzi, mimare i colori, diciamo, è proprio una sola pazzesca. Ma Tosca, cioè, tu per Veleni hai fatto un provino o hai accettato? Non ho fatto un provino perché avevo già fatto il teatro con la regista Nadia Baldi e avevo già fatto il teatro con Gea Martire, bravissima attrice di teatro, di cinema, e quindi che fa la parte di mia sorella, non c'è stato bisogno, mi conosceva proprio benissimo. Spiegaci questo film. Contentissima di averlo fatto, perché come voi sapete un po' paghiamo, no? Lo scotto, in Italia veniamo un pochino ghettizzati, per cui io vengo dalla commedia brillante, ho molta difficoltà a trovare, no, in qualche maniera altri ruoli, che invece mi divertirei come una pazza a fare di tutto, ma anche perché qui sei molto ambigua, il tuo personaggio è molto ambiguo, molto torbido. E Nadia Baldi, la regista, mi ha dato la possibilità di fare intanto una donna anni 50, perfida, sensuale, molto sexy. Sì, perché capito, sono due sorelle assolutamente folli, un po' una Thelma e Louisa però antisignane, perché negli anni 50, ricche, folli, dove fanno talmente tutto quello che desiderano nella loro vita che arrivano fino all'omicidio. Però nulla a che vedere con la storia torbida, diciamo, del vostro film, perché il nostro è un noir sensuale, ma anche divertente, diciamo, il piccolo delitto sotto casa tua, ecco. E c'è comunque un cast grosso, cioè un Roberto, cast grosso, Roberto Ellizca, Lello Arena, Giulio Forges d'Avanzati, Franca Amato, insomma un bellissimo cast, devo dire la verità. E poi abbiamo i costumi di Carlo Poggioli, che è un costume molto bravo, che lavora sempre con Sorrentino. Però tu hai un lato stracult, enormemente stracult. Rimini, Rimini.